elezioni suppletive con il 50% dei voti. Elezioni comunali, vince il centro-sinistra, chiusi e Trequanda, a Monticciano avanti il centro-destra. Attenzione alla scuola Saffi, bambini dopo la quarantena non riammessi a scuola. Per lo sport il calcio, Siena deludente con la Pistoiese, in Serie D il derby tra Poggibonsi e Badesse termina in parità. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Apriamo con le elezioni suppletive. Enrico Letta vince con il quasi 50% delle preferenze, più 12% rispetto al candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi, che si ferma al 37%, record storico di astensionismo. Solo il 35,5% degli elettori è andato al voto. Il servizio. Gli applausi lo precedono. Per Enrico Letta è giorno di festa, non solo perché ha vinto le elezioni suppletive, ma soprattutto perché si è messo in gioco rischiando senza alcun paracadute. Doveva tornare a Parigi in caso di sconfitta, invece da domani sarà a Roma, seduto in un seggio alla Camera, e in Parlamento porterà il territorio che lo ha eletto, il senese in particolare e anche l'aretino. Aree che lo hanno premiato perché, se è vero che ha fatto più fatica a Siena Centro e in alcuni centri della Valdichiana aretino, il risultato complessivo è netto. I 12 punti di distacco dicono ben poco perché, considerando la bassa affluenza del 35%, la proposta del centro-sinistra unita ha conquistato l'elettorato. A uscire sconfitto, fermo a 37 punti percentuali contro i 49 dell'avversario, è Tommaso Marrocchesi Marzi. La campagna elettorale del centrodestra a trazione leghista non è riuscita a ribadire i risultati delle recenti amministrative. Anzi, guardando al passato, nel 2018 Claudio Borghi si fermò a soli 4 punti da Piercarlo Padoan, 32 a 36%, con il doppio dei votanti. Al terzo posto si piazza Marco Rizzo del Partito Comunista con poco meno del 5% e poi Elena Golini di Potere al Popolo con il 3%. Poco più che simbolica la partecipazione degli altri tre candidati. Erano qui per farsi conoscere e ci sono riusciti solo in parte. La più bella campagna elettorale della mia vita. Enrico Letta ha appena vinto le elezioni suppletive che da domani lo faranno entrare alla Camera in qualità di deputato. Un successo netto, forse più dei 12 punti di distacco, perché con appena 70.000 votanti averne quasi 8.000 di vantaggio non è cosa da poco. Soprattutto perché ha saputo affermarsi in territori governati dal centrodestra, come la città di Siena e alcuni comuni dell'Aretino. Tra gli impegni assunti dal segretario del PD, una particolare attenzione sul Monte dei Paschi. Ascoltiamo le sue parole. Ma io sono molto contento del risultato del Comune di Siena, perché il risultato del Comune di Siena in questa condizione, in questa situazione, con la vicenda Monte dei Paschi aperta, voi avete sentito, i miei contendenti hanno parlato di una sola cosa, punto. Non hanno parlato di altro nella campagna elettorale, hanno, dal loro punto di vista, non li voglio criticare, hanno fatto il loro lavoro, ma noi abbiamo vinto a Siena Comune, dopo aver perso 3 anni fa. Questo vuol dire che siamo competitivi per il futuro al Comune di Siena. Lavorerò ovviamente sui temi che ho citato come quelli fondamentali, quindi la questione scienze della vita e il grande tema di cui parlammo a TLS, la questione istituto di biotecnologie e tutti gli altri aspetti del distretto. Ovviamente, l'ho detto nella prima risposta alla prima domanda, le questioni dell'MPS che seguiremo, come vi ho detto. Naturalmente anche le questioni infrastrutturali e quelle culturali, con tutti i temi di cui abbiamo parlato in campagna elettorale. Non voglio però dimenticare un altro tema che è stato fondamentale nella mia campagna elettorale, cioè il tema dell'agricoltura. Il tema di questi territori, il tema di territori che sono oggi toccati da molte problematicità, problemi di mancanza di acqua, la questione della fauna, molto complessa anch'essa. Quindi sarà per me un piacere interpretare il mio futuro ruolo non soltanto come segretario nazionale, ma anche come segretario nazionale che ha i piedi ben piantati in un territorio. Io ho detto le stesse cose all'inizio, le stesse cose durante la campagna e dirò le stesse cose anche dopo. I famosi 4 punti di un'asticella che deve essere l'asticella sulla quale coloro che vogliono appunto trovare una soluzione insieme al Monte dei Paschi devono saltare quell'asticella, quindi l'occupazione, la questione dell'unità, la questione del marchio, la questione
naturalmente di Siena, del ruolo della città di Siena, e la questione della presenza dello Stato nell'economia. Questi quattro punti che sono stati per noi il punto fondamentale rimarranno il punto fondamentale e nei passaggi prossimi noi valuteremo con tutte le possibilità che avremo e chiederemo al governo appunto di essere conseguente con tutto questo. Però ripeto, da un certo punto di vista non cambia niente perché sarà esattamente la continuità di quello che abbiamo fatto e detto in campagna elettorale. E si sono svolte in tre comuni senesi anche le elezioni amministrative per l'elezione del primo cittadino. A Chiusi vince Gianluca Sonnini del centro-sinistra, a Trequanda Andrea Francini con la lista del centro-sinistra, mentre a Monticiano è avanti il candidato del centro-destra, il sindaco uscente Alessio Serragli. E noi cambiamo argomento e parliamo adesso di cronaca. È stato convalidato il fermo per l'omicidio volontario aggravato alla mamma che venerdì scorso lasciò il corpo del figlio di 2 anni nel supermercato di Città della Pieve. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ma il legale ha affermato che questa ha ribadito di non essere l'autrice del delitto. Al momento tutte le prove però sembrano essere a suo carico, a partire dalle immagini delle telecamere che la ritraggono sempre con il figlio e dalle foto del corpo del bambino che la donna sembra aver inviato al padre in Ungheria. Momenti di tensione questa mattina alla scuola primaria Aurelio Saffi. Alcuni bambini risultati negativi dopo la quarantena non sono stati riammessi inizialmente a scuola. I genitori riuniti davanti alla scuola stessa hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Fortunatamente poi si è trovata la soluzione e i bambini sono entrati. Sentiamo. Ancora qualche problema di gestione nelle scuole. Questa mattina alla scuola primaria Aurelio Saffi alcuni bambini non sono stati riammessi in aula. La vicenda riguarda una decina di alunni che da una settimana era in quarantena. C'è stato l'isolamento per l'esito negativo del tampone. Davanti alla scuola il personale non poteva far rientrare i bambini perché sprovvisti del documento formale della ASL. La negatività risultava dai fascicoli elettronici dei bambini già dalle ore 9 di ieri, ma alla scuola non erano stati comunicati e per questo si sono creati momenti di tensione tra i genitori, i quali hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Fortunatamente i bambini sono stati fatti rientrare con l'autocertificazione del fascicolo sanitario. Nel pomeriggio però è arrivata una nota in merito a quanto accaduto alla scuola Saffi da parte della ASL Toscana Sud-Est, che precisa: i tamponi anti-Covid dei bambini interessati dall'episodio sono stati processati nel rispetto dei tempi previsti, arrivati in laboratorio alle 21 di sabato 2, refertati entro le 7 di domenica 3, e la comunicazione del risultato è stata immediata, come testimonia la comparsa dell'esito nei fascicoli sanitari personali già nella mattina di ieri. L'invio del referto in formato PDF riguarda una fase del processo non governata dalla ASL Toscana Sud-Est e su questo è stata chiesta una verifica alla Regione Toscana. Questa mattina il Dipartimento di Prevenzione di Siena della ASL Toscana Sud-Est si è attivato per collaborare con le istituzioni scolastiche e trovare in tempi rapidi una soluzione alla vicenda. Una comunicazione che vuole spiegare quanto avvenuto questa mattina, ma che, dato l'alto numero di classi in quarantena, si spera non si ripresenti in altre scuole. Voltiamo pagina. Sabato scorso si è insediato il nuovo questore di Siena e Pietro Milone succede a Costantino Capuano. Tra le sue priorità, produrre ricchezza e massima attenzione alla movida dei giovani. Sentiamo le sue parole. È arrivato a Siena il nuovo questore Pietro Milone, che ha preso il posto di Costantino Capuano. Milone, funzionario dello Stato di esperienza, è stato questore di Imperia, dove ha avuto a che fare con vicende molto serie come l'immigrazione a Ventimiglia sul confine tra Italia e Francia. Una personalità che ha ribadito di voler vivere appieno Siena e la sua provincia, stando a contatto con la gente. Siena è una città meravigliosa, è un traguardo. E ho ringraziato il capo della polizia per questo dono che mi ha fatto, lo ritengo un privilegio poter essere al servizio della città, della provincia intera e di tutti i cittadini senesi. E farò il mio meglio ovviamente, e come sempre non mi risparmierò mai, cercherò di stare e di vivere la città
appieno, stando in mezzo alla gente, tra la gente, cercare di capire anche un pochino prima le cose, le dinamiche e soprattutto le istanze che provengono dai cittadini per quello che atterranno alla sicurezza della città. L'obiettivo principale del nuovo questore sarà quello di produrre quanta più sicurezza possibile, con un occhio speciale alle questioni movida e alcol ai minorenni, per i quali Milone sarà intransigente. Noi come forza di polizia, come impresa, dobbiamo produrre sicurezza, quindi è chiaro che questo sarà il nostro primo obiettivo e cercheremo di produrre quanta più sicurezza è possibile. Grande attenzione anche e soprattutto in quanto padre di un 17enne, quindi lo vivo in pieno questo problema, soprattutto dell'alcol ai minori. Io stimolerò molto, molto i controlli sulla mescita delle bevande alcoliche, soprattutto ai minori, e su questo mi sento di dire che sarò assolutamente intransigente. E a proposito di iniziative dello scorso weekend, come non citare il festoso, sorridente e appassionato popolo dell'Eroica che è tornato a pedalare sulle bellissime strade bianche della provincia di Siena. La 24esima edizione si è tenuta proprio questo fine settimana e a partecipare sono stati oltre 7.000 ciclisti. Sentiamo. L'Eroica è tornata. La cicloturista d'epoca più amata al mondo, questo weekend ha celebrato la sua 24esima edizione, caratterizzata da alcune novità come il passaggio da Piazza del Campo. Numeri da capogiro anche con il massimo rispetto delle regole imposte dalla pandemia. Nella giornata di sabato sono stati 3.059 i ciclisti a partire, mentre domenica ben 4.224. Secondo l'organizzazione, tra ciclisti, volontari e accompagnatori, sono state circa 16.000 le persone arrivate a Gaiole in Chianti nel weekend. Un risultato importante, dato che anche l'Eroica è reduce da un anno di stop causato dall'emergenza sanitaria. L'anno che abbiamo alle spalle è stato un anno sanguinoso un po' per tutti e sanguinosa soprattutto per noi è stata la scelta di sospendere l'edizione del 2020. Però era giusto perché dovevamo salvare l'Eroica, il suo popolo e soprattutto i suoi valori. E penso che la scelta poi sia stata giusta perché come vedete c'è la solita invasione educata, corretta, sicura soprattutto perché insomma abbiamo esitato tanto, c'è stata tanta attenzione ma il popolo dell'Eroica non tradisce mai, sono i nostri concittadini residenti all'estero e la loro sicurezza è anche la nostra. Ciò che non è cambiato è lo spirito dell'Eroica e dei ciclisti che ne prendono parte. A spingerli, a volte anche oltre i propri limiti fisici, è la passione. Il trascinamento emozionale che si respira nella condivisione appunto di tutti di un'emozione unica. C'è un flusso di gioia ininterrotto, un sorriso che è coinvolgente. C'è questo mutuo soccorso, no? Se fora uno si fermano tutti. Questo tipo di valori pensavo fossero definitivamente persi. Ecco, noi abbiamo ritirato fuori l'umanità più bella. Cambiamo argomento, è stato presentato venerdì sera nella Contrada della Selva il volume dedicato alla stalla nel vicolo delle carrozze, idea nata dall'ultima vittoria della Contrada. Sentiamo Veronica Costa. La stalla della stella è questo il titolo del volume presentato venerdì sera nel vicolo delle carrozze dalla Contrada della Selva. Una pubblicazione che nasce per celebrare l'ultima vittoria, quella avvenuta il 16 agosto 2019, ma che vuole essere una dedica alla stalla nel vicolo delle carrozze, inaugurata per il paio del 2 luglio 1974 e testimone di 10 vittorie. Una pubblicazione in cui ci sono, a parte tutti i 59 pali che abbiamo corso in piazza da quella data lì, tutte le schede, cavalli, fantini, proprietari, chiaramente staff, palio, eccetera. E però in questo libro c'è soprattutto, perché è a loro che è dedicato, la storia, i ricordi, le emozioni di tutti quelli barbareschi, vice barbareschi, aiutanti che hanno passato una vita qui e tutte le loro emozioni, tutti i loro ricordi.
Un luogo sacro che purtroppo è rimasto vuoto, così come nelle altre 16 contrade negli ultimi due anni. L'augurio che io rivolgerò alla nostra contrada, ma in realtà è un augurio che rivolgo a tutta la città e a tutti gli appassionati di palio, è che lo scalpiccio degli zoccoli di un cavallo torni prima possibile a rompere il silenzio di questo vicolo. Il vicolo delle carrozze per noi è un luogo magico, un luogo importante, un luogo carico di storia, e il libro vuole parlare anche di questo, prendendo come occasione il 10° palio vinto da quando la stalla è nel vicolo delle carrozze, e ormai sono quasi 50 anni, quindi è una bella fetta di storia, una parte importante della storia della selva. E tra i fantini vittoriosi della selva che sono stati invitati alla presentazione c'era anche Giovanni Azzeni, detto Tittia, che ha fatto anche una riflessione sul futuro del palio e su questi due anni dal punto di vista personale. Presenti nel vicolo delle carrozze per la presentazione del volume La Stalla della Stella, anche alcuni dei fantini che hanno vinto le carriere ricordate dal volume della Contrada della Selva. Tra questi anche Giovanni Azzeni, detto Tittia, protagonista insieme a Remorex dell'ultima vittoria della Contrada. Un momento per il fantino per tornare anche a parlare di palio tra passato, presente e futuro. Io penso si può trovare l'incontro, nel senso, questi due anni sono stati lunghissimi, è importante penso per la città, per tutti noi, di ripartire, anche se purtroppo ci sarà qualche restrizione, ma dai, con tutti questi vaccini spero che si possa tornare veramente alla normalità e rifare la festa come prima. Legnano purtroppo non è andata benissimo e mi dispiace molto, perché con quella contrada un grandissimo rapporto, però ci sta, non tutte le cose vengono come devono venire. A Fuceco c'è qualche rapporto, non ci sono stati gli incastri giusti e ho preferito di guardarlo per quest'anno, per aprire più strade nel futuro. Dai, io ho una scuderia importante di tanti cavalli, mi sono dedicato al 100% all'ippodromo, ho avuto dei grandissimi risultati, i cavalli sono andati tutti bene, abbiamo vinto tantissime corse e con questo mi sono sempre allenato, ho sempre montato più di prima, perché ho tantissimi cavalli e basta, però è importante tornare a fare il palio. Ci spostiamo in Valdelsa, è stata attivata la nuova ciminiera della distilleria Deta di Barberino Tavarnelle, un fatto che preoccupa il Comitato per la tutela e la difesa della Valdelsa, che non nasconde la sua preoccupazione e promette di continuare a vigilare su questa vicenda. Filippo Tecce. Alla distilleria Deta è attiva la nuova ciminiera, passata da 22 a 60 metri, mentre i giorni di lavorazione verranno raddoppiati ad un anno intero invece che a 6 mesi come era prima. Il Comitato per la tutela e la difesa della Valdelsa esprime preoccupazione ed annuncia di continuare a vigilare sulla situazione. Questa ciminiera doveva risolvere apparentemente i problemi ad origini, che a nostro parere non sono stati risolti, perché abbiamo tante segnalazioni nella nostra chat di persone che continuano a sentire odore di bruciato, odori metallici, odori di uova marce e anche in una zona più diffusa. Noi non siamo tanto preoccupati per i problemi ad origine, che pare che non siano stati risolti, ma siamo preoccupati perché abbiamo, diciamo, la sensazione che non siano state analizzate tutte le polveri che in effetti possono uscire da questa ciminiera, tutte le componenti, e poi secondo alcuni studi che ci hanno fornito dei tecnici, pare che i fumi compressi in questo cammino più lungo possono anche, cioè questo cammino possa fare anche un po' da reattore, aggregarsi, e non sappiamo che tipo di componenti possono comporre, ecco, e con la salute non si può scherzare. Noi non diciamo che siano fumi letali o cancerogeni, vorremmo però avere la certezza che non lo sono, perché prima la ciminiera lavorava un periodo molto più contratto, diciamo 100-150 giorni non ci arrivava neanche, ora sono 300 giorni l'anno, 24 ore al giorno. Ma siamo sicuri che questa continua esposizione costante per 300 giorni, poi a forza di respirare quest'aria non si possono creare dei problemi? Qualche nostro socio dice che ha problemi respiratori, alla tosse, a secchezza alla gola, quindi è normale che siamo preoccupati.
Il giovane regista poggibonzese Francesco Rossi ha vinto il Globo d'Oro con il cortometraggio La stanza più fredda. Rossi ha commentato ai nostri microfoni questo importante riconoscimento passato dal gradimento della stampa straniera. Sentiamo le sue parole. Sinceramente per me era già una soddisfazione enorme essere all'interno di quella terna, essere dentro una delle manifestazioni più importanti d'Italia, accostato a quei nomi bellissimi di grande cinema e grande TV che c'erano vicino a noi. E avevo già preparato anche il discorso per dire: dai ragazzi, l'importante, no, è essere arrivati qui, non conta vincere, che poi è quello che tuttora penso. E invece come è toccato cambiare lo storytelling di questa cosa, no? È diventato un ringraziamento a tu, è veramente, per me, io ho veramente voglia di ringraziare tutte quelle persone che ci hanno creduto dall'inizio, perché significa fiducia. Quando alle spalle non hai una carriera fatta di anni, 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 di altri successi, cioè ci vuole veramente chi vede in te quel qualcosa in più, e tantissime persone hanno creduto in me e in tutto questo. E quindi sì, soddisfazione enorme e un ringraziamento a tutti quanti, e ovviamente alla stampa estera, che ha ritenuto La stanza più fredda il miglior cortometraggio di quest'anno. Cioè quell'affermazione che ti dà quella un po' di libertà in più, no? Un po' di consapevolezza in più sia a me di delle capacità e di quello che uno può fare anche nel futuro, ma anche al di fuori hai quell'autorevolezza che permetterà di avere un po' più di libertà, e ma libertà nel senso buono della parola, cioè non che ora non avessi libertà, no? Però magari tante volte bisogna combattere per certe scelte, perché non tutti poi si fidano al 100% delle idee di uno nuovo, di uno appena arrivato, mettiamola così, no? Invece ora sicuramente ci sarà più libertà. Invece io dico all'opposto: no, continuate a criticarmi le scelte, perché non è che un premio all'improvviso ti fa diventare bravo, anche se è importante, no? Quindi continuiamo tutti insieme anche a discutere, perché per fare le cose fatte bene è importante il confronto e la discussione sempre. L'arcivescovo di Siena, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, e lo schermidore paralimpico Matteo Betti hanno partecipato alla Marcia della Pace organizzata dalla Virtus Poggibonsi. Quella di venerdì alla Basilica di San Lucchese era l'ottava edizione di questa iniziativa. Si è tenuta venerdì sera alla Basilica di San Lucchese a Poggibonsi l'ottava Veglia della Pace, una idea nata circa una decina di anni fa all'interno della società sportiva Virtus Poggibonsi. L'iniziativa si origina dalla consapevolezza che ognuno di noi può cambiare le cose. Questo è lo spirito con cui la polisportiva ha continuato e continua tuttora a dare vita alla Marcia della Pace. Presenti venerdì il cardinale ed arcivescovo di Siena, Augusto Paolo Lo Iudice, e lo schermidore paralimpico Matteo Betti. In apertura, il presidente della polisportiva Virtus Poggibonsi, Pietro Burresi, ha spiegato i significati di questo appuntamento ormai consolidato. La Marcia della Pace nasce da un'idea nata una decina di anni fa all'interno della società sportiva Virtus di Poggibonsi. Nasce dalla consapevolezza che ognuno di noi può cambiare le cose, che il cambiamento nasce dal basso, in primo luogo dal cuore, dalla coscienza, che poggia su tre pilastri. Il primo, le cose cambiano se le cambiamo insieme, con unità e concordia. Due, dobbiamo essere coinvolti non un solo giorno l'anno, ma ogni giorno della nostra vita, perché la pace è faticosa a costruirla ed è necessario difenderla e diffonderla. Tre, la pace presuppone la giustizia. Oggi la giustizia deve comprendere anche la giustizia ambientale. E adesso la nostra pagina sportiva, il calcio. Il Siena non è andato oltre il pareggio a reti bianche con la Pistoiese. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà sabato contro Fermo. Inoltre, domenica sono scese in campo anche le senesi, impegnate in Serie D. Il derby tra Poggibonsi e Badesse è terminato in parità, mentre la Pianese ha vinto contro la Flaminia. Filippo Meiattini.
Il Siena lascia per strada due punti importanti. I bianconeri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro la Pistoiese, che al Franchi si è difesa diligentemente per 90 minuti, anche quando è rimasta in 10 per via dell'espulsione di Ricci al 61esimo. La Robur ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, soprattutto nel primo tempo con Paloschi e Acquadro. Nella seconda frazione però non è arrivato l'atteso forcing finale, complici le tre partite giocate nel giro di una settimana, ma anche il mancato cambio di ritmo che ci si poteva aspettare con l'inserimento di forze fresche dalla panchina, fatta eccezione per Guberti, che ha avuto sui piedi la migliore chance del secondo tempo. Per il Siena, quello di sabato è stato il terzo pareggio per 0-0 in campionato, un dato che sottolinea le difficoltà che stanno avendo i ragazzi di Gilardino nello sbloccare partite contro squadre che si chiudono in difesa. E proprio a proposito di difesa, quella bianconera si è contraddistinta ancora una volta per la sua attenzione e i soli due gol subiti, entrambi nella partita persa contro la Reggiana, permettono al Siena di vantare fino a questo momento la migliore retroguardia del campionato. C'è da migliorare soprattutto quando incontriamo squadre chiuse, squadre che si difendono, a giocare più in verticale, essere lucidi negli ultimi 20-25 metri, nei cross, nell'attacco alla porta. Tante volte sono state palle vaganti dentro e i nostri attaccanti, c'era poca presenza dentro l'area di rigore, quindi queste sono tutte cose da migliorare, ma ci arriveremo a farlo. Domenica sono invece scese in campo le squadre della provincia di Siena impegnate nel campionato di Serie D. Il derby tra Poggibonsi e Badesse è terminato 1-1. A rispondere all'ex Riccobono è stato il senese Bernardo Masini negli ultimi istanti di partita. La Pianese ha invece vinto per 3-1 contro lo Scandicci. I gol delle zebrette portano la firma di Folino, Convitto e Condai. Adesso il basket, domenica di esordi per le squadre senesi. Sono ripresi i campionati e tutte le società del territorio hanno inaugurato la nuova stagione con una vittoria. Sentiamo. Buona la prima per il basket senese. Le quattro squadre del territorio, San Giobbe, Virtus, Costone e Mensana, hanno disputato ieri la prima partita nei rispettivi campionati. Per la squadra di Chiusi è stato un vero e proprio esordio in A2 dopo la promozione guadagnata lo scorso anno. I ragazzi di coach Bassi sono partiti con il piede giusto e sul campo di Ferrara si sono imposti per 78-65. La chiave della vittoria è stata la difesa asfissiante messa in campo dalla San Giobbe, che è riuscita così a limitare il talento offensivo di Ferrara. È stata invece combattuta fino all'ultimo secondo la partita del campionato di Serie C Gold tra Virtus e Lucca. Il match è terminato 84-83 a favore dei rossoblù, con un finale al cardiopalma. Zambonin ha subito fallo a tempo scaduto e il suo tiro libero realizzato è stato decisivo per la vittoria dei virtussini. Non c'è stata partita invece tra Costone e Viareggio per quanto riguarda il campionato di Serie C Silver. La squadra di coach Fattorini, seppur falcidiata dagli infortuni, ha vinto agilmente per 82-54, non lasciando scampo agli ospiti. Anche la Mensana è partita con il piede giusto, vincendo per 74-65 contro Carrara, grazie ad una grande prestazione di Pannini e Sabia, che hanno realizzato rispettivamente 20 e 18 punti. E adesso la Emma Villas Siena, che chiude il suo precampionato con una vittoria e adesso si prepara all'esordio in campionato. Sentiamo. Ultimo appuntamento del precampionato bianco-blu andato a segno, vittoria dell'Emma Villas UB Siena contro i Lupi di Santa Croce per il Memorial Parenti. Il torneo se lo aggiudicano i ragazzi di coach Tubertini, che ha dimostrato di essere una squadra capace di lottare, di avere carattere e caparbietà, che ha rimontato dopo essersi trovata in svantaggio per ben due volte e sotto anche per 14-11 al tie-break. I senesi sono stati in grado di reagire anche dopo l'infortunio del capitano e palleggiatore Riccardo Pinelli, costretto ad uscire dal campo, per il quale non si dovrebbe trattare comunque di nulla di serio. Una prova che soddisfa in parte coach Tubertini. Grande prova è quando insomma fai tante cose buone fin dall'inizio. Oggi non siamo partiti proprio splendidi e abbiamo faticato subito con l'attacco e questa cosa poi mi ha lasciato insomma con un bel punto interrogativo sulla testa, perché erano cose che stavamo con un bel volume di lavoro lavorando in questa settimana qua, quindi spero che ci sia un approccio un pochettino più aggressivo nel campionato, e però poi siamo riusciti a,
a sbloccarci piano piano, entrare nella partita, sia col side out che break point. Lì è stata una partita giocata un po' a sprazzi, bene la reazione, bene insomma certi momenti appunto che ti vedevano in difficoltà a vedere la squadra che reagiva in questo modo. C'è ancora tanto da lavorare e da sistemare, però diciamo che è un buon inizio. Occasione importante che ha fatto da prova generale in vista dell'inizio del campionato, in programma domenica prossima 10 ottobre al Palaestra contro la squadra neopromossa Motta di Livenza. A oggi vedo delle cose, ancora insomma non sono stabili, però io penso che entreremo in questo campionato qua già con un 40-50% delle cose che mi aspettavo, abbastanza stabili in questa squadra. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora. Io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo e alle 21.30 al nostro consueto format del lunedì, Fuori Campo con Alessandro Pagliai e Veronica Costa. Subito dopo la prima puntata del format di Daniele Magrini, il viaggio della bellezza nelle, ovviamente in provincia. E a seguire intorno alle 23.30 la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.